Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30 in questo istante, siamo qui in diretta dagli studi di Milano All News. Oggi 17 gennaio 2018, continuiamo a parlare di politica, questi giorni ne stiamo parlando spesso, però lo sapete, insomma, il 4 marzo si va a votare per le regionali, quindi cerchiamo un po' di ripercorrere le strade della politica in Lombardia e ovviamente in Milano e città metropolitana. Inoltre ci saranno dei comuni della prima cerchia della città metropolitana che andranno al voto il prossimo prossima estate, se non so ancora bene quando, sicuramente però dopo la fine della primavera, diciamo, ecco. Proprio oggi abbiamo qui l'ospite, un esponente politico di uno di questi comuni, e quindi do il benvenuto a Tommaso Lue del Partito Democratico di Bareggio. Buongiorno Tommaso, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Benvenuto a Good Morning Milano. Allora, stiamo parlando appunto di politica in questi giorni, perché insomma certo, i giornali sono alle porte, però voi avrete anche le amministrative durante, diciamo, il 2018. Sì, esatto, in primavera si andrà a votare e saranno delle elezioni importanti, perché noi siamo già al governo, amministriamo già Bareggio, e vediamo se riusciamo ad andare avanti e fare il secondo mandato, ecco, sarebbe molto importante. Bareggio, comune dell'Ovest Milanese, cosa ci puoi dire un po' per farci capire di cosa stiamo parlando? Bareggio è un comune di 18.000 abitanti, in questo momento appunto siamo su noi come Partito Democratico, insieme alla lista Iomo Bareggio, il gruppo misto. Abbiamo governato bene, penso che i cittadini i risultati li abbiano visti. Si poteva fare molto di più, si può fare sempre meglio, però io penso che nonostante tante difficoltà che ci sono state, anche al nostro interno, siamo riusciti a tenere la testa alta. Ecco. Appunto, dicevi 18.000 abitanti, Bareggio, che tipo di città dobbiamo immaginarci? A proposito, è una città, è un paese, cos'è? È un paese, anche se molti ormai la definiscono città, perché comunque appunto 18.000 abitanti non sono pochi. C'è la frazione che è San Martino, c'è la zona Brughiera, molto importante. È un comune vicino a Milano, perché in 15 minuti sei a Milano città, e allo stesso tempo è molto vicino a Magenta e anche a Novara, quindi in zona Piemonte, ecco. È un comune importante della zona ovest di Milano, della zona soprattutto del Magentino Abbiatense, ecco, quindi è importante per... Tu, Tommaso, hai 22 anni, sei sì, da un paio d'anni, dicevi, iscritto al Partito Democratico, giusto? Sì, sono due anni. Diciamo, a 20 anni hai avuto un po' questa chiamata e hai deciso di fare... Hai avuto una chiamata da chi? Da Matteo Renzi, che è stato che ti ha folgorato sulla via Novara? Diciamo che io sono sempre stato appassionato di politica. Uh-huh. Diciamo che rompevo le scatole già ai tempi delle superiori ai miei amici, parlando di politica. Poi... se penso 3 anni fa non avrei mai pensato di essere dentro un circolo, far parte del Partito Democratico e adesso in procinto di candidarmi a consigliere comunale e a segretario di circolo. A me Matteo Renzi è sempre piaciuto, lo seguivo già da quando era sindaco, tante cose che ha fatto mi sono piaciute, è giovane, intraprendente e mi ha sicuramente stimolato in questo. A livello personale poi ho avuto un po' di, diciamo, problemi al lavoro e questo mi ha fatto avvicinare molto alla politica, perché è molto importante soprattutto come per i viene giovani. Appunto l'idea di un ventenne che invece di andare a divertirsi con gli amici pensa di andare a impegnarsi in politica in un circolo del Partito Democratico? Capisco che può suonare male, ecco, però io sono... Strano, diciamo che si possono fare entrambe le cose. È ovvio che io lo vedo con i miei amici che a volte faccio più fatica magari ad uscire a fare, non so, un'uscita con gli amici, a mangiare una pizza, a bere qualcosa insieme, perché appunto ho le riunioni di circolo e vado ad ascoltarmi i consigli comunali. Io, diciamo, tra virgolette, sono un po' malato di politica, mi piace tantissimo, però i giovani devono capire che è fondamentale impegnarsi in politica, perché tutti noi possiamo decidere il nostro futuro, è uh-huh, importante che tutti si impegnino in qualcosa. Ecco, appunto, com'è il rapporto con i tuoi coetanei quando tu dici sono impegnato in politica? L'altro ti guarda e dice ma al massimo vado in palestra, di più non faccio. Esatto, no, con i miei coetanei, devo essere sincero, da quando appunto ho intrapreso il percorso politico,
I miei amici, almeno le persone che mi conoscono, soprattutto i giovani, tutti i giorni mi chiedono sempre qualcosa inerente alla politica. Magari pensandola diversamente da me, ci mancherebbe altro, ma questo è il bello. Cioè, io l'ho visto una sera, sono uscito con i miei due amici e loro subito mi hanno chiesto come stanno andando le cose a Bareggio, ho visto magari Renzi che si candida di nuovo, cosa ne pensi del referendum costituzionale. Insomma, vedono un interesse, ecco, e questo io penso che se un giovane fa politica può sicuramente automaticamente avvicinare altri giovani, questo è molto importante, ecco, secondo Tu, diciamo, sono un paio d'anni che sei, diciamo, all'interno del Partito Democratico, però insomma, il Partito Democratico a Bareggio sono ormai 5 anni che governa. Beh, ti avranno raccontato un po' come sono andati i primi anni, gli altri li hai visti. Di tuo, che bilancio può fare il Partito Democratico di questo governo? Ma è un bilancio positivo sicuramente. Dico però che bisogna fare molto di più, bisogna essere un po' più vicini ai cittadini e bisogna cambiare anche la politica, il modo di fare politica, soprattutto a livello comunale, soprattutto in un comune come quello di Bareggio. I primi 2 o 3 anni, lo sappiamo, i primi 2 anni li abbiamo persi per una serie di vicende, un po' di confusione, tra assessori, persone che erano dentro, sappiamo un po' che ci sono stati un po' di problemi interni. Mi auguro, ecco, il mio appello è che non capitino più queste cose qua alle prossime elezioni, cioè patti chiari e amicizia lunga, cioè si mettono dei paletti, si fanno le cose insieme, però non deve ricapitare una cosa che è successa, quella che è successa i primi 2 anni, ecco, di questa Diciamo, insomma, amministrazione. vi è stato di insegnamento anche gli errori fatti nel passato. Certo, sicuramente. Io appunto sono entrato dopo, però quando ho saputo quello che era successo, a parte che si è visto, perché purtroppo abbiamo perso un po' di tempo, a questa amministrazione qua io non devo dire abbiamo fatto cose male, malissimo, quella cosa lì l'abbiamo fatta sbagliata. È tutto stato sul tempo, secondo me. Abbiamo perso un sacco di tempo. Se non avessimo perso quel tempo lì, a quest'ora staremmo parlando di un'amministrazione che un fiore all'occhiello, ecco, diciamo. Bisogna lavorare tanto. Che cosa di questi 5 anni, cosa ha fatto dal Partito Democratico in questi 5 anni, sei orgoglioso appunto che il tuo partito ha portato a termine? Ma un dato, io do un dato che secondo me è importantissimo, soprattutto al giorno d'oggi, con anche dichiarazioni che sentiamo e tante problematiche varie, è sul sociale. Il Partito Democratico e l'amministrazione di Bareggio ha destinato 1,5 milioni di euro nel sociale su 3 milioni di bilancio, cioè la metà del proprio bilancio l'ha destinato nel campo del sociale. Io penso che questo sia molto importante, cioè se non lo fa il PD non lo fa nessun altro, è una cosa di cui andare orgogliosi, ecco, a Ma testa avete alta. fatto qualcosa di sinistra, una novità quasi per il PD, sembrerebbe No, vabbè, diciamo noi siamo un partito di centro-sinistra, di dire. sicuro, però sì, diciamo che questa è una cosa di sinistra che abbiamo fatto sicuramente. Qualcosa che non siete riusciti a fare, che però dice appunto avete perso un po' di tempo, mi hai detto, o magari vi impegnate per riuscire a fare in questi ultimi Il periodi. PGTU, che è il progetto del traffico urbano, sicuramente lo potevamo fare molto prima. Speriamo di riuscire ad attuarlo prima delle elezioni, sarebbe molto importante, è un cambiamento radicale a Bareggio. Poi Di cosa si sicuramente. tratta? Per chi magari mastica un po' meno il politichese, questo PGTU, che cosa avete in mente di Ma inserire all'interno? una cosa che viene. Cioè, che è il piano di governo del territorio urbano e soprattutto del trasporto in questo caso anche, no? Esatto, una cosa a cui io sono molto legato è sicuramente l'aumento delle piste ciclabili. Noi dobbiamo, secondo me, aumentare come comuni, anche non solo Bareggio, ma quelli limitrofi, aumentare le piste ciclabili. Questo PGTU prevede l'aumento delle piste ciclabili, che allo stesso tempo, è proprio questione di settimane, poche settimane fa, abbiamo firmato, di appunto portare le biciclette nel comune di Bareggio, il famoso progetto del bike sharing e della Ah, mobike. ok. E questo, secondo me, Quindi arriva Mobike anche a Bareggio. arriva mobike anche a Quindi si potranno Bareggio. prendere e lasciare le biciclettine, le famose biciclettine cinesi di Esatto. Mobike anche a Bareggio. Esatto. E secondo me sarà molto importante dove metterle anche, magari. I punti strategici, cioè magari metterle fuori dalla scuola,
alla fermata dell'autobus. Questo può incentivare anche appunto il discorso dei mezzi pubblici. Ecco, uno dei problemi che sento spesso portato qui, magari dai cittadini più che dalle amministrazioni che sperano di non parlarne, però a volte poi bisogna, dei comuni spesso sulle lunghe, sulle direttrici tipo la Via Novara, tipo il Sempione, così, sono spesso problemi legati al trasporto pubblico. Sì. Soprattutto per quei comuni che sono diciamo un po' più vicini a Milano, sì, e quindi non hanno la fortuna magari di avere appunto linee ferroviarie che passano all'interno del proprio territorio. Sì. Bareggio di questi. Bareggio è veramente, quanti chilometri sono da Milano? Bareggio è allora, 10 chilometri sì, forse. Sì, scarsi. Ci si 10 mette chilometri, siete già diciamo, 15 al passo di treno. Esatto. Siamo subito a Milano. Però... però c'è un grosso problema di trasporto pubblico e immagino che i vostri cittadini vi chiedano conto di questo. Cosa si può fare? Ma qui bisogna fare un lavoro non solo secondo me a livello comunale, ma bisogna fare un lavoro a livello proprio regionale. Cioè bisogna cambiare proprio la politica dei trasporti. Io penso che la regione in questi anni non è andata avanti, soprattutto nella questione dei trasporti, dei mezzi di trasporto. Io faccio un esempio sempre, vado all'università, vado in Duomo, ci metto di meno a fare Molino Dorino-Duomo con la metropolitana che Bareggio-Molino Dorino, che a livello di distanza è pochissimo, cioè ci metto 40 minuti io ad andare da Bareggio a Molino Dorino, se c'è un po' di traffico è finita, ci metti anche un'oretta. Questo è, bisogna cambiarlo radicalmente, bisogna innanzitutto far sì che magari l'autobus passi in zone più vicine alla gente, ad esempio a Bareggio passa sulla via Novara e basta, la linea principale è 6:20, quindi sicuramente bisogna cambiare un po' di cose. Hai tirato in ballo la regione, sì. In tutto questo in realtà un ente ci dovrebbe essere, si chiama Città Metropolitana, esatto. Che fine ha fatto? Dov'è? Un po', diciamo che non è un momento si fa un po' fatica, ecco, un momento un po', io penso che con la candidatura di Giorgio Cori, che è una persona in gamba, e con l'aiuto di Città Metropolitana, se si mette insieme tutto si può lavorare molto bene. Io Milano in questo è migliorata tanto nei mezzi di trasporto, in mezzo pubblico, cioè io giro Milano, sono veramente comodo, senza macchina la giro perfettamente, anche la questione delle biciclette sta andando bene. Il problema appunto rimane al di fuori di Milano e lì sarà un problema regionale. Appunto, ti rimballo la regione, mi dici quindi Giorgio Cori candidato alle regionali, mi viene però da fare un ragionamento. Allora, Sala era direttore del comune con Moratti, quando appunto Moratti era sindaco di Milano. Cori, ex dipendente di Berlusconi, mi chiedo quando è che Forza Italia è diventato il talent show del PD, nel senso li trovate lì e poi li portate nel PD. Non è proprio così, non è proprio così. Penso che nella vita tutti possono sbagliare qualche volta. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, Giorgio Cori è una persona in gamba e appunto la conosciamo al di là del suo passato, che poteva essere appunto in Forza Italia, quello che era... diretto, come si dice, vicino a Berlusconi, è una persona in gamba, io la reputo una persona di centrosinistra, perché bisogna anche uscire da questo momento in cui si pensa solo al fatto che la sinistra è o il Partito Comunista o se no non c'è sinistra. Io e sono qualcuno un po' più, qualcuno che è ancora così, infatti. E appunto un'altra domanda che mi viene da farti è ancora, cioè siamo ancora qua a parlare di centrodestra, centrosinistra, di sinistra, di io sono più a sinistra di te, insomma, quello che è lampante, certo. Quello che è successo con appunto cioè Libero Uguale ha detto no al supporto a Cori, dando in realtà forse un fianco, in realtà ancora di più poi un supporto non voluto al centrodestra a quel punto, nel senso disperdendo sicuramente i voti di una vasta area che si trova ad avere più di un candidato contro invece un'altra area dall'altra parte con un solo candidato scelto oltretutto in maniera abbastanza veloce, anche esatto. Nonostante la grande insomma, colpo di scena di Maroni, sì. Che ha deciso di lasciare tutto, in realtà in 48 ore il Silvio Nazionale ha detto che sì, ci sto, Fontana è il nostro candidato. Di là invece vi trovate con due candidati adesso. Dicevo, ancora senso parlare appunto di centrodestra e centrosinistra quando poi arriva il terzo candidato, in questo caso Violi, Movimento 5 Stelle, che non si sa da che parte sta, non si sa che colore porta, però porterà sicuramente tanti voti. Porterà tanti voti sicuramente. Il PD, io sono dell'idea, sono sincero, ha perso sicuramente una parte di voto, di elettorato importante, perché si è allontanato purtroppo da una parte di elettorato. E questo è una pecca del Partito Democratico negli ultimi anni. E io sono d'accordo. Però sono anche dell'idea che se devo far vincere il centrodestra, cioè se non voglio far vincere il centrodestra, non posso non sostenere il candidato di centrosinistra, che in questo caso è Giorgio Cori.
Nel Lazio l'abbiamo visto, sosterranno Zingaretti, Liberi Uguali ovviamente mi riferisco. Io dico perché non sostenere Giorgio Gori in Lombardia? Perché cosa? Per un risentimento personale nei confronti di qualcuno? Perché non lo so, perché c'è qualcuno che già pensa già a dividersi dentro a Liberi Uguali, perché sono già pronti a dividersi magari al loro interno. Purtroppo la sinistra è questa, cioè all'interno di una sinistra c'è sempre un'altra sinistra pronta a dividersi. Purtroppo è così, il centrodestra ha un vantaggio, si mette insieme e si mettono d'accordo subito, anche se magari sono molto distanti, perché Forza Sì, Italia e sì, la sì, Lega lo sì. vediamo, cioè Infatti, non sono infatti. molto vicini, anzi. Sì, alle politiche, infatti, il PD hanno anche con la Lorenzin, invece. Andrà con Lorenzin. No, a proposito di distanze incolmabili, mi viene da Il PD andrà dire. con Vorrò vedere Lorenzin. come faranno. Ma infatti, ma non ti voglio chiedere questo, voglio tornare No. invece più al tuo personale, nel senso che appunto tu sei anche responsabile della comunicazione del PD. Comunicazione è una parola che, soprattutto per i partiti di sinistra, ha sempre fatto rima con tristezza, spesso e volentieri, o comunque con difficoltà appunto nel comunicare i propri valori e nell'incomprensione poi dell'elettorato che spesso e volentieri si trovava un po' orfano e non capiva. Sembra invece da qualche anno, insomma, con l'arrivo di Renzi, con l'arrivo di tutto un nuovo tipo di comunicazione, che invece si riesca finalmente a comunicare con la gente. Quello che ti chiedo, non c'è il rischio però che cercando di velocizzare questa comunicazione si arrivi a far sì che l'unico che comunica è quello che la spara più grossa poi alla fine? No, non credo. Cioè, allora, noi dobbiamo fare un discorso chiaro. Sulla comunicazione facciamo fatica. A livello proprio di circoli, anche a livello comunale, proprio non parlo solo di Bareggio, fa Sai fatica. quanti siete, quanti iscritti Iscritti? siete? 47, siamo un trend positivo Età perché media? l'età media si è abbassata, sarà 60 anni Ah, si comunque. è Si è abbassata. abbassata perché Oh. abbiamo 9 giovani under 30 Ah, cavolo. iscritti, non sono pochi. Ma è vero, sembrano numeri No, strani, però siamo effettivamente avere 9 9 under iscritti 30, under 30 per un non circolo sono appunto pochi. di Tra un l'altro, comune così piccolo sono veramente tanti. sono tanti, e uno è tra l'altro assessore, Ah, ecco. assessore alle politiche sociali, Ecco, mi diceva appunto che comunque il giovanili. problema della comunicazione ce l'avete sempre. Ce l'abbiamo sempre, Come si può dobbiamo fare? crescere. In questo senso sicuramente il Movimento 5 Stelle è superiore a noi e non bisogna negarlo, secondo me, bisogna essere onesti. Sì, però poi vediamo che il Movimento 5 Stelle per 10 cose che dice, poi 8 sono abbastanza discutibili, non dico false, ma che sono magari un po' buttate lì, un po' andrebbero riviste un attimino, No, cioè. infatti io sicuramente non dicevo, non bisogna Questo, vedi, con condividere, quello però. tornavo al mio discorso di giorno. La mia paura è quella di dire devo comunicare velocemente. Il rischio appunto che poi la butto lì, la sparo grossa, così almeno la gente dice ah, che oh, l'ho capita, prima che ho detto una cosa sbagliata. No, non bisogna fare questo. A livello comunale, ad esempio a Bareggio, quello che si potrebbe fare, appunto, noi abbiamo una pagina Facebook e cominciare ad arrivare appunto a un pubblico che magari utilizza appunto i social, che è quello giovanile, dove il PD sicuramente in certi casi manca. Poi devo essere sincero, però, se guardo al Movimento 5 Stelle, proposte per i giovani non ce ne sono. Cioè, i giovani magari votano in maggioranza il Movimento 5 Stelle. Però non ci sono proposte per i giovani, basta vedere il programma elettorale anche a livello nazionale. Cioè, quindi noi a livello di giovani anche noi dobbiamo fare molto di più, per carità. Però se devo collegarmi a livello nazionale, sui giovani qualcosina è stato fatto. Anche solo i 500 euro di bonus cultura da spendere nei libri o andare al cinema o a teatro non sono poco, ecco, io Non penso. tocchiamo quel tasto che poi vengono fuori 80 euro e viene fuori che No! si dice che la mancia per i ragazzini le 500 euro, quindi insomma. Ma io, la mancia, io dico questo, chi ha il coraggio di toglierli questi bonus, chi andrà al governo? Cioè io lancio una sfida al Movimento 5 Stelle e al centrodestra, avranno il coraggio di togliere 80 euro a 11 milioni di persone? Se, ben venga, cioè cavoli loro, nel senso, noi siamo quelli che diamo una mano, diamo un sostegno, uno lo può chiamare bonus, lo può chiamare come lo vuole, però sta di fatto che l'abbiamo fatto. All'inizio si diceva che era una mancia elettorale, sono 5 anni, 4 anni. Quindi io adesso il bonus cultura è stato rinnovato fino al 2019, quindi non. Invece torniamo a Bareggio, hai toccato un Sì. tasto che effettivamente forse dopo il trasporto pubblico è l'altro tasto dolente a volte dei comuni dell'Interland, soprattutto la prima fascia, che sono i giovani, che sono l'essere diciamo un posto ricettivo e non solo una panchina in un parchetto. Cosa si può fare o se avete fatto qualcosa per i giovani in questi 5 anni o cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione? Allora, si può. Non è Io non stato. conosco personalmente la No, situazione di Bareggio, quindi magari sono sono già sincero. tutti ben felici i C'è giovani di da fare Bareggio. tanto, c'è da fare tantissimo sui giovani. Perché io lo vedo, si parla sempre dei giovani, anche a livello comunale. Io parlo anche all'interno del mio circolo, si parla sempre dei giovani. Ma
Poi quando sono tutti bravi, i giovani sono il futuro, Poi quando siamo di fronte ai giovani sembra quasi che facciamo paura. A proposito di giovani, volevo ringraziare e salutare in questo momento l'assessore Giulia Pelucchi che ci sta seguendo in diretta, l'assessore del municipio 8 alla cultura, ci sta seguendo in questo momento in diretta. Buongiorno assessore, siamo ben contenti di dare Buongiorno lo spazio assessore. ai giovani. Giulia è una giovanissima assessora, come Ah, dicono in questo caso, sì, adesso. del municipio 8, è stata nostra ospite più di una volta, quindi sono ben contento che ci sta guardando in diretta ed è anche lei appunto del tuo stesso partito, Sì. quindi insomma. Largo ai giovani allora in questo PD, dicevi no. Però Largo. dicevo invece per i giovani di Bareggio. Bisogna fare qualcosa. Io, ad esempio, adesso spero, mi auguro che in campagna elettorale lì a Bareggio portiamo avanti una proposta che io sto studiando insieme ad altri giovani e anche all'assessore stesso, che è quello della biblioteca. Voglio praticamente, l'obiettivo sarebbe dare la biblioteca in mano a un gruppo di giovani, anche praticamente darla in mano per farne una specie di ludoteca. Magari ci sono dei giovani universitari che vogliono studiare, magari sono dei giovani che magari hanno voglia di passare una serata, non sanno dove andare, magari c'è il bar chiuso, magari non vogliono andare fino a Milano, non so, non hanno voglia, e dargli in mano la biblioteca. Secondo Quindi un me, luogo vissuto non solo un luogo appunto dove andare a prendere un libro e portarlo. esatto, cioè la biblioteca deve diventare un luogo simbolo, secondo me, di Bareggio. E lo possiamo fare, ecco, non è una proposta così. E poi, ad esempio, quello delle biciclette penso che riguardi i giovani. Cioè, i giovani devono cominciare a capire anche che bisogna tornare a vivere anche la comunità, bisogna cominciare a tornare a vivere il paese anche, è molto importante. Non serve solo. C'è un po' la fuga, diciamo, verso Milano dei giovani di Bareggio. Lo ammetto anch'io, più delle volte lo faccio, però bisogna ritornare a vivere anche. Perché. Tra 10 anni sono sicuro che si ritornerà a vivere nei paesi. È un trend che va e viene, non è che non Ok. si inventa niente, alla fine è quello il gioco. Quindi bisogna tornare a occuparsi del proprio comune, della propria città. È fondamentale, secondo Perfetto, Tommaso, siamo quasi in chiusura. Allora, ricordiamo un attimo, vabbè, 4 marzo appunto si vota per le regionali, poi quando è che andate a elezioni Ah, invece a noi andiamo in Bareggio? elezioni sicuramente in primavera, adesso aspettiamo i dati ufficiali, le date ufficiali del Viminale, ma dovremmo andare, diciamo, i mesi sono aprile, maggio, giugno, ecco, quei Ci 3 mesi sono lì. novità nelle candidature, cose strane, sa già che io non so Ma neanche. io sinceramente posso dire, io mi candido, sono candidato a consigliere comunale e mi candido anche alla segreteria del mio circolo che saranno a Il giugno. sindaco si ricandida? Non Il si sa sindaco si ricandida, ancora? no, No, il ok, no, sindaco si si sa già, ricandida, il sindaco ok. si sa già, si ricandida. E vediamo, ecco, sarà importante questa ventata nuova che ci sarà di giovani. Io sono uno di quelli che si mette in prima linea. Guarda, lo vediamo, in realtà devo dire anche sto vedendo i commenti, sto vedendo le visualizzazioni in questo momento, i like che arrivano, sono tutti ragazzi giovani che ti fanno i complimenti, che ti dicono avanti così, anche gente che dice non la pensa come me, però insomma, avanti lo stesso, largo ai giovani nella politica, quindi insomma, Grazie, no, ben venga. benvenga, è importante impegnarsi. Perfetto, Tommaso, allora io ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati alla Grazie a te. fine di questa nostra chiacchierata commenti di questa diretta trovate anche la pagina Facebook del PD di Bareggio, quindi se volete chiedere ulteriori informazioni o se c'è qualcosa che ha detto che non vi torna e volete rendergli conto, beh, potete scrivere tranquillamente, credo, in quella pagina e Io Tommaso vi ci sono. risponderà. Grazie, Quindi in bocca al lupo per le elezioni, in bocca al lupo anche credi. per la tua carriera politica all'interno del Grazie. Partito Democratico. Grazie Grazie mille a e quindi voi. ci rivediamo dopo le elezioni. Grazie, grazie mille Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito, veramente tantissimi oggi che ci state guardando, ci state commentando, grazie davvero anche a tutti gli amici, quelli che insomma sono già passati da Milano News, che ho visto che oggi hanno fatto una capatina qua a guardare Good Morning Milano insieme a noi, grazie mille perché tutti i giorni siete qui al nostro fianco. Io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano News, siamo qui in diretta e domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto!